signori, buonasera. Palatricoli di Jesi, l'ultima giornata della regular season del campionato nazionale di Serie A2 offre questo avvincentissimo derby tra SIC Banca Popolare Ancona Jesi in casacca giallo-verde e Edilnino Banca Marche Fabriano, casacca completamente azzurra. Arbitrano l'incontro Taurino di Vignola e Duranti di Pisa. Jesi in campo con un quintetto composto da Rossini, Guerra, Tvrdic, Bellin e Paul Bodetto. Vedete proprio Jesi che va in attacco con il primo tentativo di Damir Tvrdic, che segna il primo canestro dell'incontro. Risponde Fabriano con Gattoni, Monroe, Thompson, Bonsignori e Sean Makers. Allenatore della SIC Jesi Andrea Mazzon, coach della formazione fabrianese Maurizio Lasi. Possesso palla per Fabriano, per la prima volta in attacco in questo derby. Thompson con la tripla, l'errore, tira giù il pallone, Rossini apre per Tvrdic, entra in area, scarico per Guerra, tripla, a segno Massimo Guerra, il capitano. 5-0 il parziale di Jesi dopo un minuto. Jesi che non ha tra le proprie fila, come certamente avrete letto nei giornali di questa settimana, Willy Waltz, che purtroppo ha subito un grave infortunio al ginocchio durante l'allenamento di martedì. Jesi che schiera due nuovi acquisti, vale a dire, intanto vedete Guerra con la seconda tripla. Jesi che schiera due nuovi acquisti, Yegor Mesheryakov e Scott Patterson, entrambi in panchina. Parziale 8-0 Jesi, Gattoni in possesso palla, esce Monroe, il grande tiratore della formazione fabrianese, cerca di liberarsi la marcatura di Bellin, apre Sean Makers, su di lui Paul Bodetto, primo canestro per il giocatore olandese, quindi per la formazione fabrianese. 8-2 il punteggio. Gli arbitri sospendono temporaneamente il match per ripulire il terreno di gioco dalla carta che i numerosi tifosi fabrianesi hanno gettato al primo canestro della formazione ospite. Continuano a gettare delle cartacce in campo, un comportamento poco corretto, se vogliamo. Rossini ha ricevuto la rimessa da Guerra, si porta oltre la metà, l'ha scambiato ancora con il capitano, palla a Damir Tvrdic, dal mezzo angolo scaglia una tripla, errore, rimbalzo di Nicola Bonsignori che sbaglia però il passaggio, riconquistato il pallone però da Fabriano, Schoenmakers sotto per Gattoni, la stoppata di Tvrdic su Gattoni che reclama per il fallo. Buon assist di Schoenmakers, il lungo pivot olandese, 2-20. Rimessa di Thompson, Bonsignori per Gattoni, sotto per Monroe, di prima intenzione, Rodney Monroe segna i suoi primi due punti, 8 Jesi, 4 Fabriano. Rossini in possesso di palla, blocco alto di Paul Bodetto. Rossini ancora sfrutta il blocco di Bellin, va in penetrazione, scarica dalla media, il tiro è sbagliato. Thompson per Monroe, dentro Schoenmakers, l'apertura per Gattoni, intercetta Guerra, la palla è fuori, rimessa per Fabriano. Inquadratura per Thompson, Chandler Thompson, adesso vede la marcatura di Guerra su Rodney Monroe che prova a liberarsi, si sposta sul mezzo angolo. Rodney Monroe spalla canestro, Guerra su di lui, va a forzare il tiro e c'è fallo di Massimo Guerra, proteste del pubblico. Due liberi
per Rodney Monroe. Non è d'accordo Guerra. Rodney Monroe al tiro dalla linea. 8-4 il punteggio per la formazione jesina. Monroe segna il primo. Ancora lo statunitense, palla in mano, mette anche il secondo. Accorcia Fabriano che si porta a meno 2 dopo la partenza sprint di Jesi con un 8-0 nel primo break dell'incontro. Paul Bodetto, Rossini, Guerra, zona 3, ha un piede sulla linea Guerra, 2 punti, sono 8 quelli del capitano. Grande apertura per Thompson all'angolo di destra, dentro per Nicola Bonsignori, Bellin su Bonsignori, fallo di Sebastian Bellin. La rimessa verrà effettuata da Thompson. Gattoni, taglio di Monroe, libero in zona 3, recupera immediatamente Guerra, blocco di Schoenmakers. Tiro di Monroe, prova il tapin Bonsignori, rimbalzo di Rossini, Tverdic, arresto e tiro da 3, corto, Schoenmakers con il rimbalzo, Monroe, sempre più 4 Jesi, ma possesso palla ancora per Fabriano con Massimo Gattoni, chiama lo schema Gattoni, duello Schoenmakers, Paul Bodetto in area, cerca di liberarsi, Thompson, fallo di Damir Tverdic. Jesi ha commesso 3 falli di squadra in questi primi 4 minuti del primo quarto. Bonsignori per Gattoni, Thompson, prova ad aggirare la difesa di Jesi, Bonsignori contrastato da Bellin, si libera molto bene Bonsignori, Bellin lo aggancia, c'è fallo del giocatore belga, proteste del pubblico per questo fallo di Sebastian Bellin, ci saranno 2 tiri liberi, eccolo il neo acquisto della SIC BPA, Yegor Mesheryakov, ex Avellino e di Istanbul, nella precedente esperienza italiana. Mesheryakov, di nazionalità bielorussa, aveva giocato una grande stagione con Avellino, si ripresenta qui di fronte al pubblico di Jesi con la maglia giallo-verde, con tutte le più buone intenzioni di dimostrare il suo valore. Rossini, Tverdic, eccolo Mesheryakov, buon assist Paul Bodetto, grande assist di Mesheryakov, 12-7 Jesi, più 5 per la formazione allenata dal coach Andrea Mazzon. Lasi manderà in campo Ferroni, Thompson prova la penetrazione, tira forzando, sbaglia, rimbalzo di Paul Bodetto, ancora apertura per Rossini, Paul Bodetto, fallo di Bonsignori su Mesheryakov. E poi Bonsignori va addirittura a dire qualcosa alla panchina di Jesi, accendendo un po' gli animi, qualche ruggine probabilmente con Bellin. Pubblico di Jesi, riserva a Nicola Bonsignori, rimessa di Rossini per Paul Bodetto, Schoenmakers su di lui, sovrapposizione di Max Guerra, il tiro del capitano, 10 punti Massimo Guerra, 14-7 per la SIC BPA. Gattoni, Monroe, blocco di Ferroni, Monroe sempre lungo la linea dei 6-25, dentro per Ferroni, fallo di Guerra che aggancia
il neoentrato Franco Ferroni, secondo personale di Guerra, che probabilmente verrà sostituito. In effetti è così, entra Super Mario Gigena al posto di Massimo Guerra, che ha giocato 5 minuti e 10 secondi di questo primo quarto e ha messo a segno 10 punti. Ferroni dalla linea sbaglia il primo tentativo. Mette a segno il secondo e il primo punto di Franco Ferroni. 14-8 il punteggio. Rossini per Tvrdic, l'apertura per Mesheriakov. Rossini, Tvrdic. Rossini, 5 secondi per tirare la tripla di Gigena. Super Mario, ancora a segno Iesi con un tiro dalla lunga, 17-8, più 9, massimo vantaggio, prova e mette a segno anche Franco Ferroni la tripla. E dunque il punteggio è 17, SIC BPA, 11, Fabriano. Grande canestro anche di Franco Ferroni, che ha risposto da grande campione al tentativo di Mario Gigena, che prova ancora. Paul Bodetto tira da 6 metri, Paul Bodetto, quarto punto, 19-11 Iesi. Ferroni, anzi Gattoni, scusate, Thompson, Ferroni, Mesheriakov su di lui, l'apertura fuori indirizzata a Rodney Morrow. Time out chiesto da Maurizio Lasi. Punteggio SIC 19, Fabriano 11, 3:40 dalla termine del primo quarto. Inquadratura si sposta verso la curva dei leoni giallo-verdi di Iesi, la tifoseria della formazione di casa. Si riprende a giocare con Iesi avanti di 8, rimessa per la formazione fabrianese, che ha operato un triplice cambio. Sono entrati Cattabiani, Vetra e Bonsignori, sono usciti Thompson, Gattoni e Schoenmakers. Dunque sarà Bonsignori probabilmente a giocare, anzi sicuramente a giocare sotto la plancia, Vetra in cabina di regia e l'esterno Cattabiani. Prova ancora Paul Bodetto, c'è fallo di Nicola Bonsignori su Claudio Paul Bodetto, che va in lunetta. Due tiri liberi per Claudio Paul Bodetto, secondo fallo personale del pivot, dell'ala forte insomma della formazione fabrianese. Paul Bodetto dalla linea mette il primo, ne ha un altro a disposizione Claudio Paul Bodetto, ferma il pallone, spara e mette in fondo alla retina. Porta il pallone il giocatore lettone Gundars Vetra oltre la metà campo, cerca un compagno smarcato, lo trova in Ferroni che gli restituisce la sfera. Cattabiani contro Gigena, il blocco di Bonsignori, Cattabiani alza il pallonetto, ma c'è un grande Gigena che interviene su Bonsignori e riconquista la sfera. Iesi a più 10, palla in mano a 2 minuti e 50 secondi dal termine del primo quarto. Lupo Rossini per Tvrdic, cerca di operare il taglio, Gigena servito, accelera, scarica con un passaggio dietro la schiena per Paul Bodetto, dalla media Paul Bodetto, rimbalzo altissimo, lo fa suo Ferroni che serve Morrow, partito sul settore di sinistra, Morrow
scarica a Vetra, Ferroni, accelerazione in area, perde il pallone ma c'è l'ultimo tocco da parte di Gigena. La sfera verrà rimessa da Filippo Cattabiani per la formazione allenata dal coach Maurizio Lasi. Ferroni, Vetra, 7 secondi per tirare, Cattabiani accelera, costretto a fermarsi, prova una tripla molto corta, rimbalzo di Damir Tvrdic che se ne va tutto solo, si ferma all'altezza del perimetro, lo scarico per Rossini che chiede le rotazioni, Mesheriakov, Paul Bodetto apre per Gigena, perde per un attimo il pallone, 3 secondi per tirare, fallo in attacco di Mario Gigena, si tratta del secondo fallo, anzi scusate, del primo fallo di Mario Gigena. Abbiamo guardato il tabellone, abbiamo sbagliato nel leggere i falli. Primo fallo di Gigena in attacco, dunque rimessa per Fabriano, affidata a Vetra. Ferroni, Cattabiani, Morro prova una penetrazione, alza il pallonetto, rimbalzo di Nicola Bonsignori, chiuso dalla marcatura di Paul Bodetto e Mesheriakov alla meglio, Claudio Paul Bodetto che tira giù il pallone, Rossini, Tvrdic, ancora Rossini, Paul Bodetto, Gigena, ci sarà probabilmente un cambio di play nella formazione di Iesi con Rossi che si è seduto al tavolo dei cambi, Mesheriakov prova a muoversi verso il centro, dalla media, sbaglia Yegor, riconquista per un attimo il pallone che però viene agguantato da Nicola Bonsignori, Vetra, Ferroni, un minuto alla termine del primo quarto, 21-11, non si segna da 1 minuto e 10 secondi, Ferroni, Vetra accelera, tira con l'ausilio del tabellone, mette a segno il suo primo canestro. E siamo 21 SIC BPA, 13 Fabriano. Fabriano che paga una partenza molto brutta nelle primissime battute, in cui ha subito un 8-0 da Iesi. Gigena prova ad alzare il pallonetto, c'è fallo di Cattabiani e c'è anche il cambio disposto da Andrea Mazzon. Esce Mesheriakov e viene applaudito dal pubblico che lo incoraggia, primissima esperienza con la maglia della SIC BPA. Mesheriakov è arrivato appena 3 giorni fa a Iesi, dunque sarà difficile e comunque laborioso il suo inserimento. Nel frattempo Mario Gigena è andato a segnare il primo tiro libero, ha messo anche il secondo, i punti di Gigena sono 5, Iesi di nuovo più 10, 23-13, a 30 secondi dal termine della prima frazione. Vetra, sospensione sulla testa di Rossi, perfetta l'esecuzione di Vetra che ha tirato in condizioni difficili anche perché aveva di fronte a sé il neentrato Filo Rossi. Per Vetra si tratta del suo secondo canestro alle dita del quarto punto, Mazzon chiamerà il timeout. Iesi può tirare al limite dei 24 secondi lasciandone solo 6 alla formazione ospite, mette la tripla Damir Tvrdic, non c'è possibilità del time out, fallo di Rossini che fa arrabbiare un po' anche il suo coach. Vetra, time out chiesto da Mazzon e a 3 secondi e poco più dalla termine nella prima parte dell'incontro, e si è arrabbiato un po' Mazzon su questo fallo di Rossini arrivato quasi allo scadere. Noi approfittiamo di questo break per leggere i tabellini delle due formazioni, i punti della SIC sono stati messi a segno in prevalenza da Guerra che ne ha segnati 10, 6 punti per Paul Bodetto, 5 per Gigena e Tvrdic. Nella formazione fabrianese sono 4 i punti di Morro, Ferroni e Vetra, 2 punti per Schoenmakers e 1 punto per Bonsignori. Il risultato fino a questo momento è 26-15, con una partita che riveste, un derby che riveste una importanza fondamentale anche per lo schieramento che verrà ad essere delineato dopo quest'ultima giornata. Se Iesi
vince, chiude al quarto posto e affronterà nella prima fase dei playoff la formazione dello Scafati, che si è classificata settima. Viceversa, se vince Fabriano, è Fabriano a classificarsi davanti a Iesi e sarà di nuovo derby con Fabriano, che avrà il diritto di giocarsi la bella tra le mura amiche. Gundars Vetra dalla linea, ed è Vetra che con questa realizzazione diventa il miglior realizzatore della Banca Marche del Ninno Fabriano. Due punti di Vetra, 26 a 17, Gigena prova il tiro della disperazione a fil di sirena, si chiude il primo quarto, il punteggio in favore della Secca è di 26 a 17. Sarà di nuovo Taurino a scodellare il primo pallone di questo secondo quarto. Primo tempo chiuso sul 26 a 17 in favore della SIC BPA, che torna sul terreno di gioco anche con Scott Patterson, questo canadese con passaporto anglosassone che Iesi ha acquistato all'inizio della settimana. Fallo in attacco di Nicola Bonsignori del terzo personale. Terzo fallo di Nicola Bonsignori, che verrà rimpiazzato subito da Sean Michaels. Dunque quintetti in apertura di secondo quarto per la SIC, ci sono Rossi, Rossini, Gigena, Tverdic e Patterson, che ha dato il cambio, un po' di respiro a Claudio Polbodetto. Nella formazione fabrianese adesso ci sono Gattoni, Thompson, Vetra, Ferroni e Sean Michaels. Fallo di Gattoni, secondo di squadra per la formazione fabrianese. Rimessa di Rossini per Rossi, dentro per Patterson. Patterson commette un'infrazione di passi, pivot di 2,05 metri. Scott Patterson, Thompson, Vetra cerca di liberarsi, prova Thompson a far tutto da solo, ottimo gioco di schiena di Thompson che mette a segno i suoi primi due punti, 26 a 19 per la SIC BPA. Gigena, Tverdic, blocco di Patterson, lo scarico di Tverdic ancora per Patterson, Rossini. Damir Tverdic prova la penetrazione andando sul fondo, l'apertura per Rossi, 3 secondi per tirare, grande Gattoni che gli strappa il pallone dalle mani, va in transizione offensiva, c'è fallo crediamo di Gigena, sì, è secondo personale per Mario Gigena e viene chiamato il time out dal coach Andrea Mazzon. 26 a 19 time out, andiamo a leggere la classifica di questo campionato di Serie A 2. Fila Biella con 58 punti è matematicamente promossa, Napoli 48, Reggio Emilia 42, SIC BPA e Livorno 38, Fabriano 36, Scafati 30, Ragusa e Barcellona 22, Castelmaggiore 16. In pratica le uniche posizioni ancora da stabilire sono quelle appunto che vanno dal quarto al sesto posto e della posizione del penultimo posto in graduatoria, che è in pratica un duello tra Ragusa e Messina che si affrontano oggi proprio sul parquet ragusano. Si riprende adesso con i tiri dalla lunetta, anzi dalla rimessa dalla linea esterna da parte di Gundars Vetra. Gattoni, il palleggio di Gattoni, il pallone all'indirizzo di Ferroni che prova la tripla, palla riconquistata da Vetra che è abilissimo a riconquistare la palla, ma poi sbaglia un canestro quasi fatto. Rossi,
Reclama palla Gigena, servito, zona 3 per Gigena, che chiama il blocco di Polvodetto, si muove sul blocco di Claudio Polvodetto, prova una tripla Rossi, rimbalzo di Thompson che va molto alto a prendere la sfera, Gattoni uno contro uno contro Gigena, prova a saltarlo, poi serve Ferroni, Schoenmakers con una mano, Schoenmakers sbaglia, Patterson tira giù il pallone di prepotenza, Rossi prova la penetrazione, c'è la stoppata di Schoenmakers e il pallone verrà rimesso dalla SIC. Fasi non certamente belle di questo incontro, con molti errori, rimessa di Rossi all'indirizzo di Guerra che riceve, un passaggio schiacciato a Polvodetto, palla ancora a Guerra, Polvodetto, Gigena per la tripla lunga, ma sembrava lunga e invece è un canestro vincente ancora di Mario Gigena, ottavo punto, Iesi torna a più 10, 29 a 19, 2 minuti e mezzo giocati in questo secondo quarto, raddoppio di Patterson, Gattoni perde la sfera, Rossi, fallo di Gattoni e si tratta del secondo personale del playmaker fabrianese, c'è un cambio nella formazione della banca Marche del Nenno, Morro in campo proprio per Massimo Gattoni, Guerra per Gigena, Rossi, Gigena, Thompson cerca di rubare il pallone a Gigena che prova un'altra tripla, rimbalzo di Schoenmakers, Thompson attende che arrivino i compagni, palla per Monroe, buono lo scarico di Monroe, la tripla di Chandler Thompson, quinto punto, 29 a 22 per la SIC. Rossi si muove cercando un corridoio, servito invece Gigena, Guerra dentro per Polvodetto, prova ad andare su con una mano, reclama per il fallo, reclama per il fallo Polvodetto con il signor Taurino, c'è semplicemente una rimessa per Fabriano, dentro Tverdic per Gigena nella SIC, la rimessa di Morro per Vetra, Schoenmakers, Ferroni con la tripla, ancora Fabriano con un'altra tripla, settimo punto di Ferroni, Fabriano a meno 4, men che dimezzato lo svantaggio. Patterson, fallo di Ferroni su Polvodetto e Iesi andrà in lunetta. Escono Rossi e Patterson, vanno in campo Esceriakov e Rossini. Non c'è la... non c'è la lunetta per Polvodetto perché in questo momento Fabriano ha raggiunto il bonus dei falli di squadra, fallo di Ferroni e adesso invece Tvrdic andrà a tirare, secondo personale di Franco Ferroni, due liberi per Damir Tvrdic, pronto ad entrare anche Roberto Tortolini. ...29 SIC BPA, 25 Fabriano... ...Tordic dalla linea, mette il primo... ...mette anche il secondo... ...e dunque Iesi ha più 6 di nuovo... Vetra in possesso di palla, cerca di impostare questa azione d'attacco per Fabriano, Thompson,
va in penetrazione Thompson, si alza, c'è fallo di Tvrdic su Thompson che aveva già cominciato la fase di tiro. Il 31enne statunitense Chandler Thompson in lunetta per Fabriano, Tortolini in campo per Ferroni. Quindi Fabriano in campo con Vetra, Monroe, Thompson, Tortolini e Sean Makers. Jesi in campo con Rossini, Guerra, Tvrdic, Mesheriakov e Paul Bodetto. Thompson ne ha uno ancora a disposizione, non lo fallisce dunque, settimo punto personale. 31, Sick, 27, Fabriano, Guerra per Tvrdic. Paul Bodetto costretto a rincorrere il pallone. Tvrdic ancora prova dalla lunga distanza, rimbalzo di Thompson che difende con caparbietà il pallone conquistato, lo serve nelle mani di Vetra. Thompson, tripla di Thompson, la mette Thompson e porta Fabriano a meno 1, 31 a 30 per Thompson, i punti diventano 10, primo uomo della formazione in casacca blu, andare in doppia cifra, prova Guerra a tirare dalla media distanza, sbaglia, rimbalzo di Monroe, partita che si accende con Fabriano che adesso va in attacco, palla riconquistata da Mesheriakov, Tvrdic, saltato un avversario, va a tirare, fallo di Tortolini, sbaglia però Tvrdic. Ci saranno due tiri dalla linea per Damir Tvrdic, primo fallo di Roberto Tortolini. Damir Tvrdic pronto a tirare dalla lunetta, riceve il pallone dalle mani del signor Duranti di Pisa, il primo di Damir messo in fondo alla retina. Anche il secondo, nonostante il tentativo di Sean Makers, i punti di Tvrdic diventano 9, 33 per Jesi, 30 per Fabriano. Thompson riceve da Vetra, ma c'è un fallo in area con Mesheriakov che commette l'irregolarità su Tortolini, rimessa dal fondo, affidata a Rodney Monroe. Tortolini, Thompson, accelerazione di Thompson, prova la tripla, ostacolato da un ottimo Tvrdic, palla riconquistata da Rossini, palleggio dietro la schiena, sbaglia però il terzo tempo, l'ex romanista, può ripartire Fabriano con Thompson ancora, Tortolini, Vetra, ecco Monroe, zona 3! Spara la tripla ed è parità, Rodney Monroe, 33 pari, è un derby in tutto e per tutto, come ogni derby imprevedibile, avvincente, emozionante. Rossini dentro per Paul Bodetto, dalla media va a mettere a segno Claudione Paul Bodetto, riporta Jesi a più 2. Per Paul Bodetto giocare sotto la plancia diventa difficile oggi con la marcatura della formazione fabrianese, che adesso prova con Sean Makers, riconquista il pallone Claudione Paul Bodetto, ancora Guerra, e quindi per il pivot di Jesi c'è la necessità di tirare da una certa distanza, fallo ed è secondo personale di Tortolini su Yegor Mesheriakov. Per il bielorusso c'è la possibilità di segnare i primi punti con la maglia giallo-verde.
È un po' l'emozione determinante in questa circostanza. Yegor sbaglia il primo tentativo. Corto anche il secondo, nulla di fatto dunque. Non riesce il neoacquisto della SIC a realizzare il suo primo canestro. Monro, blocco di Tortolini, Monro penetra in area, tira e segna, portando il punteggio di nuovo in parità. Rossini, Mesheriakov, fallo di Thompson. Sutverdic ancora in lunetta. Fallo numero 7 Thompson, primo fallo. Primo fallo di Chandler Thompson, con Mazzon che manda in campo Bellin al posto di Mesheriakov. Tverdic ancora dalla linea e Tverdic che può andare in doppia cifra. Ancora un tentativo per Damir Tverdic. Decimo punto personale di Damir Tverdic. Jesi ha più uno, Fabriano ha nelle mani la palla per operare il primo sorpasso dell'incontro. Vetra, Thompson, la finta, Thompson, il tiro forzatissimo, rimbalzo di Monro che ancora in area prova a girarsi, sospensione, canestro di Rodney Monro. Scusate, Fabriano a più uno. Rossini, Bellin, Polbodetto, Rossini dentro per Tverdic. Guerra che prova a liberarsi dall'angolo, Polbodetto ancora dalla media, Claudio Polbodetto, 10 punti, 38 Jesi, 37 Fabriano, 2 minuti alla termine del secondo quarto. Vetra, Thompson, lo contrasta Bellin, Polbodetto fa su il pallone ma la palla esce, rimessa per Fabriano. Dentro Ferroni, fuori Schoenmakers. Fabriano rinuncia al suo lungo più rappresentativo. Vetra, forzatissimo tiro di Vetra e Fabriano torna avanti di uno. 39 a 38 per la formazione fabrianese. Rossini, è stato un blocco di Polbodetto in area che ha finito per ostacolare Tverdic che stava cercando di liberarsi. Terzo fallo di Roberto Tortolini. Fallo numero 6, Tortolini, terzo fallo. Si arrabbia Lasi con Tortolini, tre falli in pochi minuti. A tre falli anche Nicola Bonsignori nella formazione fabrianese. Max Guerra dalla linea. Errore di Massimo Guerra nel secondo tentativo, 39 pari, palla in mano alla formazione fabrianese. Thompson, Ferroni per Monro, grande accelerazione di Monro, sospensione, canestro sulla testa di Rossini. Un grande Monro che dopo un primo tempo non brillante in questo secondo quarto sta dimostrando di essere davvero un grande. Guerra ha entrambi i piedi sulla linea, mette a segno. Due punti ancora, Massimo Guerra, diventano 13 i punti del capitano. Assist per Monro che segna, trova il fallo di Rossini. Fabriano a più due con un aggiuntivo nelle mani di Rodney Monro. 37 secondi e 54 centesimi al termine del secondo quarto. Aggiuntivo per Monro.
l'errore di Monro, palla tirata giù proprio dal neoentrato Gigena. Punteggio che rimane dunque sul 41 Iesi, 43 Fabriano. Rossini per Guerra, contrastato da Vetra, palla a Tvrdic, lo scarico per Paul Bodetto, c'è infrazione di passi di Claudio Paul Bodetto. Time out chiesto dalla formazione fabrianese a 18 secondi e mezzo dal termine di questo secondo quarto. Inquadratura sulla panchina ospite con Fabriano che può gestire questo pallone fino al termine della sirena, fino allo scadere della sirena. Dunque Fabriano che si appresta a chiudere la prima parte dell'incontro in vantaggio. Un sorso di reintegratori salini per Rodney Monroe. Andrea Mazzon indaffaratissimo a disegnare qualche schema difensivo sulla sua lavagna, ed ecco che l'inquadratura si sposta di nuovo. Fabriano, 41 Iesi qui al Palatricoli, 18 secondi da giocare. Vetra, Gigena su Vetra, il raddoppio, c'è fallo probabilmente di Thompson su Paul Bodetto che resiste alla carica. Guerra con la tripla, 44 Iesi a 43, e vedete che Rossini con un generosissimo recupero va a rovinare sulle tribune. Lupo Lupo, il pubblico è tutto per lui. Iesi chiude in vantaggio il primo quarto, 44 a 43. Si va all'intervallo con Iesi sorprendentemente in vantaggio, grande pressing disposto da Mazzon che ha consentito ai suoi uomini di riconquistare il pallone, tripla di Massimo Guerra e Iesi chiude 44 a 43 la prima frazione. Viene scodellato da Taurino il primo pallone di questo terzo quarto. Iesi lo conquista. Mazzon ha mandato in campo il quintetto composto da Rossini, Guerra, Gigena, Mesceriakov e Paul Bodetto. L'Asi risponde con il quintetto composto da Vetra, Monroe, Thompson, Ferroni e Schoenmakers. Schoenmakers va a commettere il primo fallo, il punteggio con il quale si è concluso il secondo quarto è di 44 a 43 in favore della SIC. Paul Bodetto dalla linea. Per Paul Bodetto già doppia cifra nella prima parte dell'incontro, i punti di Claudio Paul Bodetto diventano 11. Diventano ora 12 per il pivot giallo-verde, 46 a 43. Vetra, abbiamo dato un'occhiata ai tabellini delle due formazioni, percentuali pressoché identiche delle due squadre, anche perché il solo punto di differenza tra le due giustifica un po' un certo equilibrio. Fischiato un fallo in difesa a Massimo Guerra, che è il primo uomo della SIC ad andare a tre falli personali. Reclama ancora col signor Duranti, uno dei due direttori di gara, la rimessa da Thompson a Ferroni che prova una tripla, rimbalzo di Rossini. Il palleggio di Rossini che chiede la rotazione. Mesceriakov va a offrire un blocco, Rossini per Paul Bodetto, alza le mani il lunghissimo Schoenmakers. Gigena dalla media mette a segno il suo decimo punto, 48 a 43. Monroe, tripla di Monroe sbagliata, rimbalzo di Gigena. Rossini,
Pena per Guerra, dentro per Mesheriakov, non ha ancora segnato punti con la maglia di Iesi, scarico per Gigena, intercetta il pallone Thompson, servito Monroe, proverà una tripla lunghissima, non è il solito Monroe. Rossini, Gigena, Guerra, finta per la tripla, dentro per Mesheriakov, Paul Bodetto ancora dalla media e Claudione sta mettendo a segno un canestro dietro l'altro, straordinario, Claudio, Paul Bodetto, 50-43, break di 7-0 di Iesi in apertura di terzo quarto. Monroe, zona 2, il tiro a segno Rodney Monroe, 17° punto anche per lo statunitense in forza alla formazione fabrianese ed è lui il top scorer fino a questo momento. Guerra, Mesheriakov prova ad andare sul fondo, scarica bene per Gigena, dalla media Super Mario, 12° punto, più 7 Iesi. Thompson, si gira bene Thompson, va sul fondo, stoppone di Claudio Paul Bodetto. Rossini, Guerra, tripla, non va, rimbalzo di Gigena, 3 rimbalzi per Super Mario, 12 punti per l'italo argentino. Rossini, Guerra, Gigena, dentro per Paul Bodetto, Ferroni su Paul Bodetto, prova ad offrire il pallone a Gigena, palla riconquistata da Thompson, Vetra, accelera Fabriano, velocissimo Ferroni, penetra e c'è un'altra stoppata, Yegor Mesheriakov, Rossini a segno, Iesi più 9, time out chiesto dal coach Maurizio Lasi. Fabriano ha segnato soli 2 punti in 3 minuti e mezzo. Sul fronte opposto 10 punti di Iesi, dunque parziale di 10-2 in 3 minuti e mezzo di questo terzo quarto. Panchina di Iesi inquadrata. Coach Mazzon, lavagnetta in mano, sta cercando di spingere i suoi leoni in questo derby che, lo ricordiamo, riveste un'importanza fondamentale per la classifica. Chi vince avrà il diritto di giocare la bella della prima fase dei playoff in casa. Se vince Iesi, Iesi affronterà Scafati, se vince Fabriano sarà di nuovo derby, ma sarà la formazione fabrianese ad avere la bella nei confronti della SIC, sempre al Pala Indesit. Si riprende con Lasi, che ha dato disposizione diverse, un nuovo assetto tattico alla sua squadra. Sono tornati in campo Bonsignori, Gattoni e Cattabiani. Gattoni in area, lo scarico sbagliato, parte Rossini e c'è fallo di Cattabiani, il canestro non c'è chiaramente, l'arbitro sorride nei confronti della panchina e chiede scusa sportivamente Mazzon. Lupo, lupo il coro nei confronti di Alberto Rossini. Guerra, arresto e tiro, non va, palla tirata giù da Cattabiani. Gattoni, Ferroni, penetra Ferroni, dentro per Bonsignori, stoppato anche Bonsignori da una grande accoppiata, Mesheriakov, Paul Bodetto, rimessa dal fondo per la formazione di Iesi. Fabriano un po' in difficoltà in questo terzo quarto. Mesheriakov, Guerra, Rossini, Paul Bodetto, Guerra, il palleggio di Guerra
Grande la difesa di Morrò, palla Paul Bodetto, raddoppia Morrò, palla dentro per Guerra, scarico per Lupo, tripla! Lupo Rossini! Iesi a più 12 ed è massimo vantaggio per la formazione iesina. Vediamo la risposta della Banca Marche del Ninno. Morrò dentro per Bonsignori, palla persa. Rossini, palleggio dietro la schiena e cede adesso in preziosismo. Morrò, Ferroni contro Mesceriakov, fallo di Yegor Mesceriakov su Ferroni. Duplice cambio Fabriano, Vetra per Morrò. E crediamo, no, Thompson è ancora fermo al tavolo dei cambi, dunque una sola sostituzione. Ferroni corto, Fabriano in difficoltà. Due errori su due. E il pubblico, e qui saranno 4.000, è tutto per la formazione giallo-verde. Folta la rappresentanza di tifosi fabrianesi, un po' delusi dalla prestazione dei propri beniamini. Prova Guerra, la tripla non va, si lotta sotto il tabellone. Nicola Bonsignori, palla a Gattoni, apertura per Ferroni, dentro, palla buona per Cattabiani, tiene in gioco il pallone Cattabiani, palla a Vetra, ancora Cattabiani, fallo di Rossini, fallo di Lupo Rossini su Cattabiani. Iesi ha combinato un mezzo pasticcio in difesa con due giocatori che si sono ostacolati. Terzo fallo di Rossini, che probabilmente verrà cambiato da Mazzon, eccolo qua. In effetti Ferroni va fuori per Thompson nella formazione fabrianese e Rossi prende il posto di Rossini. Quella di Rossini è stata una bomba importantissima, come un fulmine a ciel sereno. Anche Chandler Thompson che sbaglia, Mesceriakov, rimbalzo. Gigena, 4 minuti alla termine del terzo quarto, Iesi a più 12. Iesi può immagazzinare punti importanti in questa fase della partita. Mesceriakov, 5 secondi per tirare, Paul Bodetto con la tripla, non va, palla tenuta in gioco da Cattabiani, grande movimento di Filippo Cattabiani. Gattoni contro Rossi, c'è fallo di Rossi, si accende una piccola scaramuccia tra i due, con Gattoni che alza un ginocchio e colpisce, crediamo fortuitamente, Rossi. Rossi lo spintona. Cambio nella formazione iesina, fuori Mesceriakov, dentro Tvrdic. Vetra si muove sul blocco di Bonsignori, Thompson per Bonsignori, canestro valido, Nicola Bonsignori, e fallo di Filippo Rossi. Fabriano si riporta a meno 10, secondo fallo personale di Filo Rossi e quarto di squadra per Iesi, che si vede alzare dunque la pallettina rossa sul tavolo. 3 minuti e mezzo alla termine del terzo quarto, Bonsignori conclude la sua azione da 3, 57 Sic, 48 Fabriano. Gigena, Guerra, Tvrdic, 6 secondi per tirare, Iesi deve fare in fretta, palla a Gigena, 2 secondi, sospensione, canestro valido di Super Mario. Lasi si arrabbia e rischia di prendere il tecnico. Crediamo che ci siano gli estremi per il tecnico alla panchina, troppa foga quella di Maurizio Lasi.
che è quasi arrivato a ridosso dei giudici di sedia. Più 11 Iesi, canestro convalidato a Mario Gigena. Monsignori a segno ancora in una partita, in un quarto difficile, sta emergendo Nicola Monsignori. Sesto punto di Monsignori. Rossi prova la tripla, filo, non va, rimbalzo di Vetra. Fabriano a meno 9, prova la penetrazione, Gattoni, c'è fallo di Paul Bodetto. Fallo di Paul Bodetto a 2.37. Gattoni andrà in lunetta, stavolta è Mazzon a chiedere la sospensione. 2 minuti e 37 dal termine del terzo quarto. Punteggi individuali li leggiamo mentre vedete l'inquadratura sulla panchina iesina. 16 punti per Massimo Guerra, 14 per Gigena e Paul Bodetto, 10 per Tvrdic, 5 per Rossini. Questo è il tabellino di Iesi. Fabriano a segno con Morro 17 volte, 10 punti per Chandler Thompson, 8 punti Vetra, 7 punti Ferroni, 6 punti per Bonsignori, 2 punti per Schoenmakers. Rodney Morro inquadrato, meno brillante del solito, l'Asia è stato costretto a spedirlo in panchina, ha segnato molti punti ma ha sbagliato anche alcune scelte in attacco abbastanza semplici. Probabilmente l'Asi cerca di risparmiare Morro per l'ultimo quarto, è sembrato in effetti un po' appannato nelle parti cruciali di questo terzo quarto. Con i primi punti di Gattoni in questa partita, 2 su 2 per Gattoni, Fabriano a meno 7. Rossi nel palleggio ancora di Filo Rossi, duelli accesissimi in area come vedete, palla riconquistata dalla formazione fabrianese, Vetra per Gattoni, lo scambio tra i due, non commette fallo intelligentemente Rossi, Vetra va a depositare, Fabriano accorcia di nuovo, Vetra va in doppia cifra, 59 a 54. Deve tornare in campo Rossini, probabilmente al posto di Rossi. Tvrdic prova la penetrazione, alza il pallonetto, stoppa Vetra. Palla riconquistata da Fabriano, Gattoni. Cattaviani, finta da tre, prova la penetrazione, Gigena lo affronta in maniera fallosa e ci saranno due liberi per Cattaviani. Partita riaperta con una grande sprint da parte della formazione del coach Maurizio Lasi. Terzo fallo per Mario Gigena. Sostituito Gigena da Rossini nella formazione della SIC, mentre Mazzon va a parlare all'orecchio a Filo Rossi. Torna in campo anche Morro per Fabriano, pronto al cambio. Cattaviani a due tiri liberi, primi punti anche per Filippo Cattaviani, ala di 2 metri, 31 anni nella formazione della Banca Marche del Ninno. Sbaglia il secondo, Paul Bodetto tira giù il suo quarto rimbalzo, 4 rimbalzi, 2 stoppate, 14 punti il tabellino di Claudio Paul Bodetto. Tvrdic, Rossini, blocca Paul Bodetto su Gattoni che va in tentativo su Rossini, fallo di Gattoni, canestro valido di Lupo Rossini. Terzo personale di Gattoni, terzo personale di Massimo Gattoni. Rossini ha segnato 2 punti, ha la possibilità di chiudere questa azione con 3 punti personali messi a segno.
61-55 più 6 Iesi. 1 minuto e 25 al termine del terzo quarto. Rossini alza la parabola e pallone che si spegne nella retina. 62-62 a 55 per la SIC Banca Popolare Ancona. Vetra blocca Bonsignori, Vetra dalla media, la sospensione, rimbalzo di Tverdic, riesce a tenere in gioco la palla, ma la consegna inavvertitamente a Bonsignori, Gattoni. Palla che Gattoni si trascina fuori, c'è un accenno di scaramuccia tra Paul Bodetto e Gattoni, Paul Bodetto va a strappare la palla in malo modo dalle mani di Gattoni che si arrabbia. E derby anche per questo, tesissima la partita. Rossi per Rossini che prova la penetrazione, scarico per Guerra, tripla di Guerra, corta, palla smanacciata da Rossi, riconquistata da Bonsignori, Cattabiani, 43 secondi al termine, tripla di Gundars, Vetra, tredicesimo punto per Vetra. Fabriano a meno 4, 31 secondi da giocare in questo terzo quarto. Rossi, Rossini, le finte di Rossini, lo scarico per Rossi, prova un'altra tripla, filo Rossi, non va, Vetra con il rimbalzo, finisce a terra, Guerra, palla a Gattoni, tripla di Massimo Gattoni, che poi va a dire qualcosa in faccia a Paul Bodetto e qui il duello continuerà ad essere accesissimo. Gattoni cade rovinosamente su Rossini, viene redarguito dall'arbitro che l'ammonisce verbalmente, c'è anche Rossini, si proseguirà crediamo con una semplice rimessa. 62 a 61 a un secondo dal termine del quarto. Rossini dovrà rimettere il pallone in modo da consentire a qualcuno dei suoi compagni di tirare, prova filo Rossi, sbaglia e si va dunque al riposo sul punteggio di 62 SIC BPA Iesi, 61 Fabriano. Paul Bodetto contro Bonsignori in questa ultima palla a due che dà il via all'ultimo quarto di questo vincentissimo derby. Iesi vince di un punto fino a questo momento, ha toccato un massimo vantaggio di più 12. Partita importantissima per la definizione della griglia dei playoff. Vetra strappa il pallone dalle mani di Paul Bodetto. Rimessa per la formazione fabrianese. Gattoni. Il palleggio del playmaker, ha servito Morro. Guerra su Morro, Cattabiani, l'accelerazione di Cattabiani, Gigena su di lui, il tiro di Filippo Cattabiani, due punti importanti che spingono Fabriano di nuovo in vantaggio. 62 Iesi, 63, 6-3 Fabriano. C'è fallo in area di Filippo Cattabiani, terzo fallo personale di Pippo Cattabiani su Gigena che cercava di liberarsi. Rossini per Guerra, ancora per Rossini che aveva un piede sulla linea di fondo. Nuovo possesso palla perduto, palla nelle mani di Gattoni. Gattoni, Morro, Bonsignori, ancora Morro, Guerra su Morro, palla dentro per Bonsignori, fallo di Paul Bodetto, secondo personale del lungo giallo-verde. Due tiri liberi per Nicola Bonsignori, questo è il responso degli arbitri.
Fabriano può allungare, avanti di uno, ha avuto un grande coraggio la formazione allenata da Lasi, ha toccato anche un meno 12 nel terzo quarto, è riuscita a rimontare con grande tenacia, grande determinazione, adesso sta allungando il vantaggio, può portarlo a più 3 con Nicola Bonsignori che segna 2 tiri liberi, 8 il bottino personale di Bonsignori. Iesi in palleggio con Rossini, con Guerra, lo scarico di Verdic per Paul Bodetto, il 16° punto personale di Claudio Paul Bodetto. Cattabiani, Gigena cerca di ostacolarlo, Monroe, palla a Cattabiani, tripla di Cattabiani a segno, Fabriano più 4, Filippo Cattabiani, 6° punto personale, punto pesantissimo. Tverdic, fallo di Bonsignori, 4° fallo. Bonsignori è caduto a terra, ma la simulazione ci è sembrata abbastanza evidente. Adesso va a parlare con il signor Taurino. Schumachers per Bonsignori nella formazione fabrianese, fuori Tverdic, dentro Mesheriakov nella SIC. Rimessa di Rossini, difesa accesissima di Fabriano, Gigena, c'è fallo di Cattabiani ed è 4° fallo anche per Filippo Cattabiani. Quarto fallo anche per Cattabiani, 2 liberi per Mario Gigena. Iesi deve rimontare 4 punti, 2 minuti giocati in questo ultimo quarto. Gigena ha un altro libero a disposizione, lo segna, 16° punto anche per Gigena, 3 uomini a 16 punti, Guerra, Gigena e Paul Bodetto nella SIC. Gattoni, Monroe accelera, prova ad alzarsi per il tiro, vediamo se ci sarà rimessa, due liberi per Monroe, Guerra va a reclamare perché chiedeva la semplice rimessa. C'è un cambio nella formazione fabrianese, è uscito Vetra, esce anche Cattabiani, sono entrati in campo Ferroni e Thompson. Monroe con 2 liberi, nella SIC è uscito Guerra che gli fa linea 4 ed è tornato in campo Tverdic. Monroe con il primo assegno. Dentro anche il secondo, 19 punti di Monroe, 70 per Fabriano, 66, doppio 6 per la SIC Banca Popolare Ancona, fallo di Schumachers, forse Monroe, fallo di Monroe crediamo adesso, vedremo, sì, fallo di Rodney Monroe, primo fallo personale dello statunitense. 2 liberi Gigena, Fabriano ha esaurito il bonus dei falli di squadra in questo momento, comunque per l'italo-argentino si trattava di un tentativo di tiro a rete e dunque Gigena contro la retina con 2 opportunità per la SIC. Assegna il primo, anche il secondo, 18 i punti di Mario Gigena, 70 Fabriano, 68 SIC Iesi. Gattoni, Thompson, Mesheriakov prova a smanacciare, colpisce la mano dell'avversario di Mesheriakov, i falli di Mesheriakov sono 3. Vetra dentro per Gattoni nella formazione fabrianese. Mesheriakov è il giocatore che, lo ricordiamo, in questa settimana ha rimpiazzato l'infortunato Willie Waltz, l'americano che a Iesi purtroppo
ha giocato solo 3 partite, poi è stato messo fuori squadra da un grave infortunio al ginocchio. Willy Walls oltre 10 punti e oltre 10 rimbalzi di media a partita, le 3 apparizioni per il giovane statunitense. E dunque Iesi ha tesserato Igor Mesheryakov. Bolbodetto perde il pallone, lo riconquista, lo scarico per Rossini, Gigena con la tripla corta e c'è l'interruzione perché Iesi ha esaurito i 24 secondi di possesso palla. Nuova palla in attacco per Fabriano, più 4 per la formazione allenata da Lasi. 6 minuti e 50 secondi, Fabriano più 4, palla nelle mani di Vetra. Gigena cerca di ostacolare l'avversario, Thompson dentro per Morro sulla testa di Rossini, ancora Rodney Morro, 23esimo punto, Fabriano più 6, fallo di Thompson. Dovrebbe essere il secondo fallo personale, così è. Due liberi per Damir Tvrdic. Dieci punti del giocatore croato. Fabriano sta cercando di conquistarsi una posizione importante in questi playoff. Se vince qui a Iesi si piazza davanti, anche se a pari punti, si piazza davanti alla SIC, dunque avrà la possibilità di giocarsi il derby con la Bella in casa. Zona 2 per Iesi. Thompson accelera, scarico per Ferroni, la tripla non va, però riconquista ancora il rimbalzo, può, prova ancora Franco Ferroni, tripla, 10° punto di Ferroni. Fabriano allunga ancora, più 7. Rossini, Gigena, Gigena dentro per Mesheryakov, reclama il pallone Tvrdic, fallo di Thompson, crediamo, o di Schumacher. Fallo di Thompson. E terzo fallo di Thompson. Andrea Mazzon chiama la sospensione, i giocatori se ne vanno verso la panchina. 5 minuti, 46 secondi al termine. Fabriano meritatamente in vantaggio, dobbiamo dire di 7 punti. Si torna in campo, punteggio qui alla Palatricoli di Iesi. SIC Banca Popolare Ancona 70, Fabriano Basket 77. Due liberi per Igor Mesheryakov, che ha uno 0 su 2 fino a questo momento nel tiro dalla lunetta e non ha ancora segnato nessun punto con la maglia della SIC. Eccolo, eccoli i primi. Migliora la percentuale di Mesheryakov dalla lunetta, Iesi a meno 5, Vetra, Gigena in marcatura su Vetra, lo scarico per Ferroni, la finta da 3, infrazione di passi di Franco Ferroni, infrazione di passi di Ferroni, che ha continuato comunque la sua azione d'attacco, anche perché qui si sta giocando in un grande frastuono, ci saranno almeno 4.000 persone ad assistere a questa partita. Il chiasso è davvero tanto. Tvrdic, la tripla non va, Schoenmakers, fallo di Polbodetto ed è terzo fallo personale di Claudio Polbodetto.
C'è un cambio disposto da Lasi, che manda in campo Buonsignori per Schoenmakers. Fabriano più 5, palla in mano. Vetra compie infrazione di palleggio, ha offerto il pallone a Ferroni che non si era comunque accorto del passaggio del compagno. Fabriano adesso perde la sfera, la riconsegna a Rossini che va a impostare questa azione d'attacco per la SIC. Rossini, fallo di Thompson ed è quarto fallo del giocatore americano. Tutti in questo quarto i falli di Chandler Thompson. E l'Asi lo cambia, probabilmente Gattoni entrerà al posto di Chandler Thompson. Tvrdic con un pizzico di buona sorte mette a segno il primo tiro libero. Inquadratura per il croato che prova e segna anche il secondo, 14 punti di Damir Tvrdic. Jesi a meno 3, una partita durissima per la SIC, tutta in salita, 4 minuti e 50 secondi, Monroe in costruzione per la formazione fabrianese, il taglio di Thompson. Tiro in sospensione sulla testa di Tvrdic, palla toccata da Ferroni, rimessa per la SIC. Grandi duelli anche sotto le planche. Tvrdic prova l'accelerazione, lo scarico per Gigena, palla dentro per Damir Tvrdic, Buonsignori stoppa, grande Nicola Buonsignori. Tvrdic ha provato la finta, Buonsignori intelligentemente non ci è cascato e ha smanacciato il tentativo di Tvrdic. Morro ha rischiato anche qualcosa, Nicola Buonsignori che di falli ne ha 4. Ferroni contrastato da Mesheriakov, c'è il fallo fischiato a Mesheriakov, ma anche la partenza di Ferroni è stata una partenza un po' approssimativa, ha mosso forse male le mani nel palleggio Ferroni. Due tiri liberi per lui comunque, Jesi a meno 3, Fabriano può allungare ancora. Ferroni corto, due errori consecutivi più o meno identici, la palla corta che spizzica appena nel primo ferro per Franco Ferroni, il secondo fuori, Polbo detto. Rossini, 4 minuti da giocare. Tvrdic, Mario Gigena, Paul Bodetto, spalle a canestro, Paul Bodetto cerca di guadagnare qualche metro, sbaglia, rimbalzo di Ferroni, palla consegnata a Gattoni. Fabriano in possesso palla, 3 e mezzo al termine, più 3, Morro se mette questa tripla, eccolo là, porta Fabriano a più 6, Rodney Morro, 26esimo punto, 80-74, fallo di Gattoni, sì. Quarto fallo anche per Gattoni, time out SIC, Fabriano a più 6, Fabriano che mette le mani, sta assaporando la possibilità di portare a casa 2 punti essenziali per la sua classifica. Con questi 2 punti Fabriano potrebbe scavalcare Jesi perché la raggiungerebbe a quota 38 e negli scontri diretti poi si trova in vantaggio la formazione fabrianese e dunque avrebbe la possibilità di giocarsi i playoff ancora contro Jesi con il diritto della bella in casa. Si alza un cartellone che è Morromania, un cartellone importante, un po' emblematico in questa partita. Rodney Monroe nella seconda parte dell'incontro è stato davvero indispensabile nell'economia di gioco della Banca Marche ed il Ninno.
3 minuti e 19. Dovrebbe andare in lunetta, crediamo, Gigena. No, Tverdic, scusate. Era Tverdic il giocatore che ha subito il fallo di Gattuni. Tre uomini di Fabriano con 4 falli. Gattuni, Cattabiani e Bonsignori. Tverdic con 2, i punti di Tverdic sono 16, più 4 Fabriano, che ha anche una palla importante nelle mani. Iesi va a pressare sulla tre quarti, Bonsignori, Gattoni, Vetra, tripla, Gundarz Vetra, l'errore, Tverdic tira giù il pallone. Vetra era stato lasciato tutto solo, ha rischiato una tripla, l'ha fallita. Vediamo la risposta di Iesi. Tverdic dentro per Mesceriakov, prova a girarsi e c'è il quinto fallo di Nicola Bonsignori. Quinto di Bonsignori. Dentro Schoenmakers, fuori Bonsignori. Bonsignori esce a 2,52 con 8 punti e 4 rimbalzi al suo attivo, una stoppata. Bonsignori dunque fuori per la Banca Marche del Nino, SIC BPA in lunetta con Yegor Mesheryakov. Iesi a meno 3. È più in salita che mai la partita di Iesi, nonostante questi due liberi di Mesheryakov. Il pubblico è quasi tutto in piedi, è davvero un gran frastuono. Cattabiani prova il terzo tempo, vincente il terzo tempo di Cattabiani. Gli arbitri attendono che venga asciugato il parquet. Grande penetrazione in verticale di Filippo Cattabiani. Fabriano più 4, 2 minuti e mezzo. Rossini, Gigena. Gigena si gira su Vetra, tapin di Paul Bodetto che conquista il rimbalzo ed è quinto fallo anche per Cattabiani. Quinto fallo per Cattabiani. Otto i punti di Filippo Cattabiani. Esce anche lui a 2 minuti e mezzo dal termine. 8 punti, 2 rimbalzi. Paul Bodetto dalla linea. Buono il primo, Iesi a meno 3. Fuori il secondo, rimbalzo di Yegor Mesheryakov. Tverdic, la tripla non va. Rimbalzo di Thompson. Si arrabbia Mazzon. Iesi ha fallito una buona opportunità per un possesso palla che avrebbe potuto consentire alla SIC di accorciare. E adesso c'è un capolavoro difensivo di Alberto Rossini, che ben piantato con i piedi a terra non si muove e costringe Rodney Morrow all'infrazione di passi. Iesi riconquista il pallone. 2 minuti e 8 secondi alla termine, Iesi a meno 3, Fabriano a 3 punti di vantaggio e sono molti se si considera che mancano appena un paio di minuti, ma con la palla in mano a Iesi sono in pratica soltanto un'azione di tiro. Dunque derby che si rivela, come era dalle aspettative, avvincente, emozionante fino agli ultimi sgoccioli finali. E chissà che non ci sia addirittura un epilogo con una parità che potrebbe portare le due squadre ai tempi supplementari. Si giocherà chiaramente punto a punto. Inquadratura per Franco Ferroni, provatissimo. Un'ottima partita anche quella di Ferroni. Tra le due squadre
si sono equivalse. Guerra per Tverdic nella SKBPA. Dunque Jesi mette in campo il capitano Massimo Guerra, 16 punti fino a questo momento, per sfruttare forse con maggiore decisione il tiro dalla lunga. Gigio, Mario Gigena, 20 punti, Jesi a meno 1, 1 minuto e 50 secondi. E il lettone Gundars Vetra a giocarsi questo pallone in attacco. C'è il quarto fallo di Mario Gigena. Thompson con due liberi. Chandler Thompson, 10 punti fino a questo momento. Due liberi, perfetto il primo. Fabriano più 2, 83 ad 81. Il secondo anche, dunque Fabriano più 3. 12 punti personali di Thompson. 1 minuto e 40 secondi. Mesheryakov dentro per Gigena. Gigena contro Morro. Fallo di Morro. Stavolta il fallo poteva anche non starci. Contatto meno evidente del solito. Comunque Gigena dalla linea con 2. Un minuto e 37 al termine dell'incontro. Gigena, 22esimo punto, Jesi di nuovo a meno 1. Vetra. Guerra in marcatura su Vetra. Rossini. Per un attimo sembrava aver conquistato il pallone. Vetra ricevuto da Morro. Ferroni, Mesheryakov su Ferroni. L'apertura per Vetra, zona 2. Scarico per Thompson. La finta e il canestro. Chandler Thompson, 14esimo punto, più 3 ancora per formazione fabrianese. Scarico per Guerra, palla riconquistata da Ferroni. Fabriano ha la possibilità di chiudere incamerando i due punti del derby. Vediamo questa azione d'attacco. Se segna Fabriano mette un'ipoteca sulla partita. Thompson, fallo di Rossini su Thompson. Quarto fallo di Alberto Rossini. Fabriano a un passo dalla vittoria. Thompson, è un pallone pesante quello nelle mani di Thompson, che mette però a segno da campione il primo. ...87-83... più 4 Jesi, più 4 Fabriano, scusate, più 5... 88 per la formazione fabrianese. Mesheryakov, serve il pallone a Rossini che lo raccoglie, scatta il tabellone dei secondi, 48 alla termine. Prova Rossini la tripla che non va, rimbalzo di Vetra e Fabriano porta a casa due punti che significano un migliore schieramento nei playoff. Salvo miracoli della SIC, Fabriano fa suo questo derby e spugna il Palatricoli. 38 secondi ancora al termine, Gigena fuori per 5 falli, Vetra con due liberi, se mette i due liberi è fatta. Se Vetra mette i due liberi è fatta, mette il primo. Mette anche il secondo Vetra, 15 punti di Gundars Vetra, 90-83. Rossini prova la penetrazione tutto solo, sbaglia, reclama per un fallo.
e poi c'è l'intenzionale di Tverdic, ma questo poteva essere anche risparmiato. Terzo fallo di Damir Tverdic. Fabriano porta a casa due punti che significano rigiocarsi ancora il derby nei playoff, ma Fabriano avrà la bella in casa. Morro. La rimessa in gioco per la formazione fabrianese. Thompson, Morro, il palleggio di Morro. Fabriano avanti di 8, 23 secondi. Morro su Rossini, prova a penetrare, scarica per Vetra. Morro accelera, Morro, sospensione dalla media, l'errore, palla tirata giù da Mesheriakov che poi se la fa soffiare però da Ferroni. Pallonetto per Sean Michaels che schiaccia Phil Di Sirena ed è derby vinto da Fabriano 93-83. Grande partita della formazione allenata dal coach Maurizio Lasi. Fabriano scavalca Iesi in classifica e sarà di nuovo derby nei playoff. Fabriano si giocherà l'eventuale bella in casa. Dunque il tabellone comincia a delinearsi nella parte bassa. Napoli che giocherà con Ragusa o Messina, non sappiamo quale delle due formazioni abbia vinto oggi. E poi sempre nella parte bassa del tabellone Iesi e Fabriano si affrontano in un playoff che si annuncia dunque emozionantissimo. Inquadratura finale sulla curva dei tifosi di Iesi, ricordiamo il finale al Palatriccoli. Fabriano espugna con il punteggio di 93-83. Un altro derby portato a casa la formazione fabrianese. Si ricomincia la settimana prossima.